Il successo del team negli ultimi anni è stato piuttosto incredibile. Molti campionati del mondo, ovviamente quello piloti con Sebastian e quello costruttori in modo piuttosto dominante l'anno scorso. Ogni volta in cui presentiamo una nuova vettura ci sono chiare aspettative, non si può andare più avanti di quanto abbiamo fatto. La concorrenza vuole batterci. Questo lo sappiamo e i ragazzi stanno lavorando incredibilmente sodo, stiamo facendo quello che abbiamo fatto per gli ultimi 3-4 anni, cioè concentrarci sulla continuità. È molto importante che il successo del team e dei nostri partner, che è stato così incredibile negli ultimi anni, continui, e non c'è motivo per credere che non possiamo avere un ottimo 2012. Sono molto emozionato di guidare la nuova vettura per la prima volta. Ci è voluto molto lavoro, come sempre, per una nuova vettura. Il primo run si tratta di ottenere il massimo possibile di informazioni, capire quali sono i punti di forza della vettura, alcuni dei punti deboli che ci possono essere e su cui dobbiamo lavorare subito. Non abbiamo molti test prima di andare a Melbourne, per cui sappiamo che il programma invernale sarà molto impegnativo e una grande responsabilità. Penso che ogni anno, l'anno scorso, insomma, non è stata una stagione incredibile, ma neanche troppo male per me. Sono comunque riuscito ad arrivare terzo nel campionato piloti, non così lontano dal secondo posto di Jenson, per cui è stato un buon modo per me concludere l'anno con la vittoria in Brasile e molti altri buoni risultati nell'ultima parte del campionato. Noi come atleti impariamo sempre e non vedo l'ora che arrivi il 2012, che mi darà delle buone opportunità. Il vecchio cliché di prendere ogni gara come viene è noto, ma è quello che faremo all'inizio e poi da lì andremo avanti. La vittoria in Brasile è stata una grande sensazione. A questo livello, quando si vince, è sempre molto importante, ma la sensazione di sentire di nuovo l'inno nazionale mi ricorda quanto sia unico, quanto sia importante trarre il massimo da me. Vincere questi gran premi è molto speciale. Le caratteristiche della RB8: cerchiamo una vettura che sia molto guidabile, non solo dal punto di vista del motore, la Renault qui ha fatto un ottimo lavoro, ma anche dal punto di vista aerodinamico. Abbiamo bisogno di una vettura che sia funzionale su tutti i circuiti, in tutte le temperature. Chiaramente abbiamo bisogno di trarre il massimo dalle gomme, che è stato molto importante l'anno scorso per tutti. Questo è più o meno stato fatto, ora tutti sanno come le gomme si comportano, questa è una notizia vecchia. Dobbiamo andare avanti, sviluppare la vettura al meglio, senza gli scarichi soffiati, che sono stati molto potenti l'anno scorso. Quest'anno è cambiato, per cui sarà un'area chiave cercare di comprendere quanto abbiamo perso da lì. Le gomme sono cambiate un po' quest'anno, ma anche questa è una notizia vecchia. Le gomme sono più o meno note ormai da un po' di tempo. I team devono superare questo ostacolo piuttosto velocemente, e anche noi piloti, nell'arco di qualche mese, verso la metà dell'anno, quindi piuttosto rapidamente, i team sanno quello che li riguarderà. Penso che, insomma, molti sportivi, quando non traggono il massimo da una situazione come è accaduto a me l'anno scorso, vogliono sempre ritornare, migliorare e fare un lavoro migliore. Il punto di riferimento è molto alto nelle ultime stagioni e quindi è una sfida che non vedo l'ora di affrontare. Ho avuto un ottimo inverno, sono preparato per la stagione al meglio, per cui non vedo l'ora che inizi e di andare a correre. Ho fatto una bella pausa dopo il Brasile, sono tornato in Europa, ho fatto alcuni eventi in Austria per la Red Bull che sono stati belli, lo showrun Hamilton Keynes, il Tasmanian Challenge, mi sono divertito molto, è stata una bella gara, ho potuto staccare un po', fare un po' di surf, anche qualche giro con le moto, mi sono divertito, ho trascorso del tempo con persone a cui voglio bene, lontano dallo sport, ma a metà gennaio non vedo sempre l'ora di tornare in vettura e questo è stato un bilanciamento perfetto. It was a perfect balance for me to unwind.